Cari colleghe e cari colleghi, due giorni fa ho ricevuto due lettere di un primo ministro Edouard Philippe. La prima conteneva la redazione sana dell'articolo trattando di Corsica, che lo propone di integrare il governo alla Costituzione francese. L'ho trasmesso ai presidenti di gruppi della nostra assemblea. Malgrado il documento di un primo ministro che cerca di far passare questo articolo per un'avanzata maggiore a pro di Corsica, tutto ognuno capiscerà a lettura che noi siamo allontanati assai di un livello necessario per rispondere alla volontà politica di Corsi, manifestata dallo scrutinio di dicembre scorso, allontanati assai di una proposta più che maggioritaria della nostra assemblea, allontanati infine di una soluzione ai bisogni concreti del nostro popolo in parecchi domini come il fondiario o la fiscalità del patrimonio, vale a dire l'anziano arrestato mio. Siamo costretti a constatare che la negoziazione non c'è nemica stato, né manco un dialogo o una semplice discussione. Noi abbiamo presentato le nostre domande e egli hanno finito per rendere pubblico il testo che l'avevano scritto sui servizi parecchi mesi in anzio. Fa passare per un dialogo una messa in scena in giro un tavolino che lo sia corso parigino ci pare assomigliarsi a una scrocconeria intellettuale. Per conto nostro, malgrado i nostri dubbi e anche i nostri sospetti, abbiamo continuato a cercare a convincere per un piano risico di far mancare a Corsica un'occasione d'avanzare. A Wacca e Mabroa, di negativa vede dei nostri interlocutori, un poema continua come se non davussi, che sarebbe non solo per il nostro tempo, ma di noi accettare che l'istituzione di Corsica siano ingiuliate. E per questa ghi, per conto mio, ho ricusato due volte di già dirigere i ministri parigini in visita in Corsica. Come presidente dell'Assemblea, mi doia se spiegazione. Di sicuro, non è manca appena una postura e a mia attitudine cambierebbe a parte se di un momento di garanzia sarebbe nudate di un travaglio serio e onesto con il governo non da un soggetto. Però ha onestità un ce n'è da parte di Parigi. La seconda lettera del primo ministro risponde a quella che le ha domandato non da un comportamento che sarebbe stato quello di un direttore dell'imposito in Corsica, secondo l'insieme dei sindacati. Il primo ministro piglia la difesa di un direttore e fa gebreale la versione di questo, non a quella di tutti i sindacalisti corsi. In conclusione, non si sarebbe passato un'onda. Circuler, rien à voir, come lo si dice quando l'affare è in francese. Questa seconda lettera che ho ricevuto in serie del primo ministro l'ho trasmessa ai gruppi dell'Assemblea. Tratta di un soggetto sfarente di prima, ma mi pare esce di stesso stato di spirito, di stesso disprezzo. Qualche ora fa, in America, il presidente Macron ha citato un libro famoso di Alexis de Tocqueville, di La democrazia in America. Per conto suo, Valéry Giscard d'Estaing aveva scritto un altro, chiamato Democrazia francese. I corsi, anche per non aver letto sul libro, cominciano a conoscere questa democrazia francese. Quella che ricusa di credi sindicalisti con dei soccorsi, quella che non tiene nessun conto di un barè di 57% di corsi che hanno votato secondo le regole elettorali fissate dal Parlamento francese e sotto il controllo di un brevetto mandato da Parigi. Questa democrazia, ce la dilla, non si piega mica ai corsi. Ringraziabile.